nel cantierone. Oggi andiamo a fare lo spot di Nolo Tecnica. Ah, tu stai già riprendendolo. Oggi cosa facciamo? Beh, io faccio la stagista e seguo il videomaker in cantiere col caschetto. E poi che cosa si fa non lo so, sono nuova. Dobbiamo sempre sfruttare le occasioni come queste, dove per fare qualcosa di cinematografico sfruttiamo cose come la pozza d'acqua. Parasole che tecnicamente non serve a niente, però chi ti guarda pensa sempre che tu sia un professionista perché vede il parasole. Ok. Avevo chiesto non ci si sporca? Non ho chiesto non ci si bagna. Non è facile, eh? Per fare le cose proprio fatte bene, servirebbe lo stabilizzatore. Però siccome facciamo delle riprese che poi verranno rallentate in slow motion, non serve la stabilizzazione. Certo che uno che noleggia piattaforme aeree, che lo chiama il cliente al telefono, e lo senti parlare di ragno di 30 metri fa paura. Tipo film horror ragno 80, no? Con questo ragno di 30 metri che arriva. Anche a volte fai 100 riprese e ne tieni solo 3. I migliori restano sempre gli anziani. Quando ti vedono fare le riprese in un cantiere, arrivano e ti dicono anche: ho uso il grandangolo, no? No, io prendermi le zecche dentro il prato non ci vado.